Allora, primo ban Viego, questa volta che di solito non vediamo bannato mai come primo ban, vediamo bannati più Ezreal, Thresh e Gwen come primo ban. Varus tolto dal team rosso, anche se in generale non mi sembra il più forte tra i first pick da avere, anche se può tranquillamente essere first pickato. Thresh rimosso, Gwen rimossa, potrebbero rimuovere Udyr, Ezreal è ancora open come first pick. Nocturne quando c'è ancora Renekton open. Finché c'è. In realtà poteva essere Nocturne mid, ma finché c'è Renekton open. Renekton first pick, quindi gli avversari potrebbero rispondere. Non potevano rispondere sicuramente con Nocturne. Potrebbero provare a rispondere con Lee Sin, ma non sarebbe la migliore delle opzioni. C'è ancora Ezreal Rumble open, quindi potrebbero piccare sia Ezreal sia Rumble. Ecco, questo pick per esempio non mi piace. Il pick di Orianna subito blind, anche perché al momento sono deboli. Udyr preso, quindi stanno lasciando potenzialmente Rumble ai Mad Lions, a meno che non vogliano non far spiccarlo nei primi tre, in quel caso verrà sicuramente bannato. Olaf per Adam, ok, quindi Rumble bannato. Tahm Kench rimosso, qua mi domando perché. Per Senna Tahm Kench, ok, solo per Senna Tahm Kench è l'unica cosa che mi viene da pensare, o Aphelios Tahm Kench, però non credo che Upset sarebbe andato a giocarlo. Più che altro la comp di Fnatic ha problemi di DPS, hanno bisogno di qualcosa che metta danno e non ne hanno a disposizione al momento. Ban DTF che in realtà non mi sembra neanche particolarmente forte. È vero che gli avversari non hanno Sylas da sfruttare contro queste ulti per ora, però Sylas potrebbe essere piccato comunque dagli avversari. Gli avversari hanno però bisogno di AP, quindi devono prendere per forza un mid laner AP in questo momento. Potrebbero persino optare per Viktor. Ok, Kog Lulu, Kog Tank e Lulu. Volibear giungla, quindi hanno bisogno di un AP. Ecco mid addirittura contro. Ok, no, Akali mid contro Orianna, molto meglio. Questa è la comp di Fnatic che gira solo attorno a Kog. Ecco il problema. Ed è una lane che è perdente. Questa è Kai'Sa, Leona contro Kog, Lulu. Vengono già devastati. In più, Volibear è ottimo per i tower dive. Qua i Fnatic a livello di draft hanno preso i loro pick più forti, sicuramente. Ma problemini in draft per i Fnatic. Chi erano i primi due ban dei Mad? Te lo dico subito. Erano Thresh e Viego. Orianna first pick in Corea avrebbe sicuramente direzionato Renekton mid, sì. Però gli avversari erano bloccati con l'AP. Quindi avresti dovuto prendere Sylas top contro Olaf. E credimi, no, non vuoi. Su innanzi, solo che Viego è forte. Facile da imparare. Scusate, allora, facile da imparare non è, ma è forte, Sirua. Dipende contro chi giochi quando giochi Viego. Perché Viego dipende contro chi hai da rubare. 5.000 pensieri sul passaggio. 5.000 pensieri sul passaggio di Buipo in giungla. Credo che Buipo fosse più forte in top. Però ha una buona conoscenza del macro in generale. Quindi sono curioso più che altro di vederlo giocare in giungla. Carico di energy, quindi Humanoid qua non può continuare a reiterare, altrimenti sarebbe andato a camminare dritto addosso a quel Nisqy con la movement speed della passiva, avendo colpito la Q. Poi dipende molto da se Kog riesce a giocare aggressivo. E per i primi due livelli tranquillamente vedremo Kog gestire la lane. Il problema sorge da livello 3 in poi, dove Kog non può più fare nulla contro Leona in caso di ingaggio. Ha il cleanse per cercare di salvarsi, ma questo non lo può salvare più volte. Chi era rimasto come jungler AP non bannato in prima rotazione? Nel meta attuale l'unica cosa che era rimasta era potenzialmente Nidalee, ma non sono buoni, cioè non è un buon jungler da prendere. Col nerf di Morgana pesante in giungla, e già era molto debole Morgana, è rimasto solo Rumble AP giocabile. E Rumble AP giocabile sinergizza con tutti e sblocca tanti personaggi, quindi è molto forte. Che ne pensi di Nemesis di Doran competitivo? Credo di sì, credo che abbia le potenzialità. Più che altro credo che si stia prendendo tempo perché Nemesis vuole rientrare in una squadra vincente. Potrebbe tranquillamente entrare in un'altra squadra, Nemesis, ma credo che non stia scegliendo di entrare di sua spontanea volontà. Fiddle com'è, non mi ha giocato, fa schifo. Molto semplicemente, Teo. È una ciofeca di champion. Salve, buonasera al secondo mese. Becca del pungiglione, caro, bentornato. Salve, cioè, cosa pensi di Akali piccolo ban che sta facendo sfracelli? E più che altro è stata buffata. È l'unico pick giocabile oltre Sylas in AP. Servono AP Akali. In realtà, credimi, non è che Akali stia sfracendo sfracelli o altro. È che è l'unico pick AP giocabile insieme a Sylas. E non è tanto bella come cosa. Più che altro perché Akali fa schifo a tutti come personaggio. Cioè, nessuno vuole vedere Akali o giocare contro Akali. Diana, Rumble, Nidalee sono i pick che stanno avendo successo nel CS. Diciamo che Diana non la porteranno sicuramente mai nei LSI o molto raramente. Nidalee, idem, perché sono estremamente. Diana è molto, molto debole secondo me. Nidalee è molto situazionale. Devi giocare proprio bene Nidalee. Io non so veramente Adam come faccia a giocare Olaf top e vincere. Letteralmente lo gioca solo lui. Questo è Steamer. Rispetto per sta cosa, non so come cazzo faccia. Cosa ne pensi? C'è un Ryze coreano jungle? Wait, what? Non come la Nidalee di Jankos, insomma. Diciamo così. Diciamo che Jankos sa che la sua Nidalee anche lui non è proprio super clean. Perché Akali va mentre Kata, ecco Diana no? Perché Kata perde contro chiunque. Ecco perde molti matchup. Diana perde contro chiunque in mid tranne alcuni matchup. Invece Akali può vincere la maggior parte dei matchup. Dipende quanto sono sbroccati i personaggi o il kit che hanno a disposizione.
Questo non dovrebbe essere buono per i Fnatic, nel senso al massimo prenderanno una kill reiterata. E in top intanto Adam si è fatto l'1v1 contro Renekton uccidendolo sotto la torre. Qua poteva finire molto molto male per i Fnatic. È andata relativamente bene perché qua avessero ucciso Illisang sarebbe stato letteralmente worth per i med anche in caso ci fossero morti. E la wave è messa benissimo per Karz, quindi in realtà Karz guadagna anche in XP. La kill non è andata a Kog ed è questo che importava ai med. A livello 6 hanno comunque lo stesso potenziale di fare giocate. E la morte di Kaiser in realtà qua non influisce a nulla. Pesantemente Barba hanno vinto i giù, nel senso che sono riusciti veramente a prendere un vantaggio con una comp buona da mid game e hanno devastato su quel vantaggio. Quindi Olaf top lo gioca perché è un mezzo TP, è un OTP dopo. Lui teoricamente sarebbe un one trick Olaf, però è il classico TP come quando voi dite Chuck, tu sei OTP Skarn. Più o meno lo stesso tipo di OTP, mettiamola così. Però ci muore da humanoid. Weepo, ti sei perso? C'hai Leona dietro. Adam ha ancora il TP tra l'altro, quindi non perderà molto da questa giocata. Mid prendono tante plaque. Peccato per la morte di Bwipo che era inking. Per il resto era super favorevole ad Adam. Ma se Kata perde contro chiunque, com'è che in solo Q è sempre fidata? Perché la solo Q fa schifo, Expiation. La solo Q non è giocare bene. La solo Q è trovare gli avversari più scarsi di te. Tutto qua. Non è prendere un personaggio, giocarlo bene o giocare bene a strategia. La solo Q è prendo Katarina. Come funziona Katarina? Wow, speriamo che i miei avversari siano così stupidi da farmi prendere delle kill randomiche, perché se prendo le kill randomiche vinco. Oh, guarda, sono Katarina, sto rommando bot in contemporanea al mid. Ding, 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 guarda, sta rommando bot. 3 secondi dopo, 5 secondi dopo, bot, double kill di Katarina. Questa è la solo Q. La solo Q è giocare bene tutti i game per nessun motivo logico, perché vi giuro su Dio, ragazzi, non avete un cazzo di motivo logico per essere bravi in solo Q al momento. Bello sto trade di Humanoid lasciando la E alle spalle nella shroud di fumo. Non credo che Nisqy possa fare molto con quella R, anzi. Se Humanoid avesse connesso lei, penso avrebbe eseguito pure la kill su Nisqy. Così si è limitato a danneggiarlo e a ritardare indietro e a prendere il controllo della mid. È colpa del mid che non follow, specie è verissimo, Sam. Solo che è tipo la sagra della salsiccia. Sta un paninaro che urla, salsicce fresche, salsicce calde. E questo è tipo il livello di gameplay in solo Q, di concentrazione. Più che altro, Mastercopy non è questione di avere prio o non avere prio. Il problema di base è se un avversario passa sulle ward o viene pingato che si sta muovendo e ti viene pingato con anticipo e tu ci muori comunque perché vai aggressivo, non perché non avevi chance, perché tu decidi di tradare in quel momento. Tu cosa sei? Come disse nel film di Checco Zalone il sindaco meccanico, un goglione. Adam sta cercando di togliere in fretta la lane, però qua più che altro. Allora, ha realizzato di essere morto da Kali quando gliel'han pingato. Il problema è che non è andato instant a creare la wave. Avesse creato instant la wave, probabilmente sarebbe pure riuscito a portare forse una kill dietro. Però stanno usando veramente tante risorse per lui. E qua c'è poco, onestamente, che Adam può fare. Anzi, l'ha giocata pure fin troppo bene, considerando quante persone hanno mobilitato e quante risorse hanno utilizzato per lui. Ragazzi, non è questione di ping non vengono ascoltati o altro. È questione che io su LOL, se starto una solo Q e ti dimostro che tu fai qualcosa di sbagliato, di stupido, la tua risposta è: ma io sono arrivato fin qui, quindi sono forte. Quanti giocatori avete incontrato a Gold, a Silver, a Platinum, a Diamond? Ma pure giocatori a Diamond 4, a Master, a Grandmaster. Non vi dico neanche vittorie e sconfitte, non vi dico neanche gli score con quanti score buoni positivi. Quanti giocatori avete incontrato che gli chiedete perché hai fatto sta cazzata? E senza neanche dire tipo ho fatto una cazzata, che magari era pure evidente, vi rispondono: io sono arrivato fin qua. E tu? Come se questo fosse un traguardo, come se in solo Q al momento salire di Elo con tipo bug di punti e robe varie fosse un traguardo. Tipo, io sono arrivato fin qua. Bravo! Cioè, io non vado fiero che tengo un account a Grandmaster, che era Grandmaster, che adesso sta di uno, e prendo un sacco di punti e ne perdo pochissime, ma c'ho più sconfitte che vittorie. E comunque le gioco bene, però non vado fiero del fatto che prendo punti con un account che ha più sconfitte che vittorie. E almeno il mio account era Grandmaster. Se rifaccio l'account da zero, prendo più punti di un account Grandmaster. Non credo che possano permettersi di giocare attorno ad Akali quando hai Akali contro. E quasi, per esempio, adesso stanno inviando delle persone per gankarla. Però il problema di base quando giochi contro Akali è che il kit di Akali è veramente difficile da gankare. Ed essendo che è anche un personaggio straforte nelle rotazioni e nei duelli,
rende molto frustrante gestire Akali, perché qua Nisqy sta controllando la wave, ma Akali ha il pieno controllo nonostante Nisqy gli pushi la wave, per il semplice fatto che può farmare sottotorre dopo i primi livelli non avendo più problemi di energy, può permettersi di duellare e eventualmente uccidere Orianna 1v1 se Orianna sbaglia una volta il positioning. Può permettersi di sbagliare il positioning perché lei è Akali, quindi il suo positioning si sistema facilmente, fin tanto che ha almeno la E, la W o la R, almeno una delle tre. Ma non è tanto il problema se uno si mette a fare domande, buonasera, e se tu giochi male, quante chance ci sono che tu dia la colpa all'altro e se l'altro ti risponde perché tu hai fatto questo, questo e quell'altro, la risposta tipica del giocatore di solo Q è: sono arrivato fin qua, quindi sono forte. Questo è quello che vi dicevo che la comp dei Med può permettersi liberamente di fare, ovvero Kog e Lulu vogliono scalare, verissimo. Ciao, sono Volibear, ulto la torre. E avendo una comp piena di ingaggi, Kai'Sa, Leona, Volibear, diventa difficile tenere in vita questo Kog o farlo scalare fino al suo punto di forza. Kog, tra l'altro, ha dovuto pure flashare per schivare Yuma, ma il problema principale qua è: posso tower divarti, in questo caso neanche la ulti di Volibear utilizzata per disattivare la torre, perché ormai sono anche avanti, ma non hanno problemi i Med a tirar dritto sotto torre. E quando fai una draft di questo tipo per i Fnatic sorge un problema, perché questo Kog deve avere un modo per arrivare a scalare agli item. Come faccio se sono Kog in questa draft a salire di punti di gold fino a raggiungere quel punto di forza? Serviva avere un jungler che potesse controllare la partita in early. E Udyr al momento non è proprio più tanto quel tipo di jungler. Idem il mid laner. Serviva un mid laner che avesse più pressione, ma si sono bloccati in una draft praticamente full AD Fnatic, quindi sono stati costretti a prendere un champion AP. E il champion AP migliore che avrebbero potuto prendere è quasi sicuramente Sylas. Il problema è che mi pare che abbiano dovuto prendere prima loro, e tra l'altro Orianna è stata insta first piccata, e quello è un altro errore. Ma lo fanno a qualunque elo Andre Decree, quello è il punto. No, essere di un elo in solo Q è come il concetto di quando la gente dice: ah, se sei bronzo non puoi permetterti di dire a un giocatore che gioca i LEC o gli LCS che ha sbagliato. Perché? Se dai una motivazione logica e spieghi quello che stai dicendo ed è logico quello che dici ed è supportato da, perché non puoi parlare? In questo gioco l'unica cosa che dovrebbe contare, ragazzi, non è che elo avete, di dove siete, ma che cosa dimostrate di saper fare, che cosa sapete fare. Siete un player? L'unica cosa che conta è quanti giocatori forti siete in grado di battere individualmente con i vostri campioni. Siete un coach, un analyst? Quanto le cose che dite siano sensate o abbiano un senso logico? Qua in realtà Nisqy poteva fare una giocata molto facile contro Kaiser, ovvero adesso Kaiser landa la E, nel momento in cui Kaiser landa la E, flashare qui alla torre e uccidere Kaiser. Praticamente cosa fai? Kaiser è come Maokai in questo caso, è la stessa interazione. Nel momento in cui connettono la loro spell, tu flashi, lo porti con te. Facendo questa cosa, praticamente lo separi dal suo alleato e lo porti in questo caso sotto la torre dove verresti. Hai ancora a disposizione la R, quindi arrivate qua, il tuo avversario inizia a scappare via, piazzi la palla. Nel momento in cui Kaiser esce oltre il range della torre o sta uscendo dal range della torre, se Karzi entra, hai la ulti per Karzi. Se Karzi non entra e rimane solo Kaiser e sta cercando di uscire fuori e potenzialmente si può salvare, lo ritiri dentro con la R. In questo caso ti prendi tranquillamente una kill, anzi una double. L'unica cosa che poteva andare storta è che Lioia poteva disattivare la torre da dietro con la ulti, però questa sarebbe stata la giocata che probabilmente avrebbe avuto più chance di vittoria per i Fnatic, piuttosto che sperare che Karzi ultasse in e morisse mentre Nisqy aveva un HP facendosi outplayare. Cosa pensi che in solo Q la gente ha kill e morti facili rispetto ad altri giochi? No, non è vero, anche altri giochi ce l'hanno facili. Un buon jungler con la nuova patch, gli stessi jungler che giocavi prima. Puoi giocare Xin Zhao in solo Q, puoi giocare Kha'Zix in solo Q, puoi giocare Kayn in solo Q, puoi giocare Rumble in solo Q. Se te l'MMR e il matchmaking si sistemerà tra poco, prossima season. Se non fanno nulla non si sistemerà, Leandro, anzi andrà peggiorando, perché le ultime cose che hanno fatto per sistemarlo l'hanno peggiorato. Mondo come adesso in giungla, più che altro Mondo non è Mondo, Udyr non ha neanche scaling qua, quindi sta messo molto male. Upset sta cercando di scalare, ma è ancora ben lontano dallo scaling. In più non mi piace il fatto che sia andato non di Wit's End primo item per cercare di sopravvivere un po', visto che Leona e Kai'Sa hanno tanto danno di base in AP anche. Quindi la Wit's End l'avrebbe aiutato a sopravvivere. Per carità, in scaling guadagna tanto a livello di danni col Kraken Slayer lasciato subito, però avrà grossi problemi a sopravvivere contro quella comp. Diciamo che una volta superato il terzo o quarto item, Upset può fare 1v9, ma con
i ritmi che attualmente il terzo quarto item arriverebbe a 35-40 minuti e la partita probabilmente durerà massimo altri 10, volendo essere ottimisti, nel senso che basta una singola giocata ai med e possono chiudere il game a 24 minuti col vantaggio che hanno attuale. Basta una singola buona giocata sullo spawn del Baron. Va sistemato il sistema di punti, salve, buonasera, prima di fare anche solo reset, se no torni sempre allo stesso punto. Resettare l'MMR ma lasciare il fatto degli account nuovi per poter salire velocemente tutto non fixerebbe il problema. Ci sono troppi modi, troppe cose che non vanno. Iniziato nel caso di scusa, tanto che io ho fatto il bronzo 1 con 6500 che sono ancora bronzo 4 e sono abbastanza sicuro che sia migliorato rispetto alla season 9. Guarda, ti do un suggerimento, Aleandro. Prendi un account nuovo e ranka. Sono curioso di come Adam possa far funzionare Olaf in scaling, perché teoricamente Olaf non è un champion da scaling, però sappiamo che Adam è tipo il migliore, se non uno dei migliori Olaf in tutta l'Europa, quindi credo che lui sia in grado di trovare delle aperture dove altri non le vedono con quel personaggio, e sono curioso di vederle, perché in generale chi prende Olaf tende a un certo punto a perdere in automatico. Qua bella combo pulita da parte di Humanoid con la E e la R, ma se non si sale troppo in fretta non si troverebbero troppi smurf. Klarnex, guarda, ti dico che anni fa con le placement potevi partire da gold e salivi relativamente in fretta in 50-60 partite se le vincevi tu. Credo che far salire la gente dandogli più punti e togliendogli pochissimi non sia un modo per farli salire in fretta sano. Adam con Olaf non scala per scala, e sono curioso di vedere come fa, cioè cosa fa per farlo funzionare, dove trova le aperture, dove crea le occasioni. No, il forte è il champion in giungla, Nabrador. Al momento Volibear in giungla è god tier, in competitive soprattutto. In solo Q è A tier, in competitive è god tier Volibear in giungla. La potenzialità di disattivare le torri e il kit che ha sono proprio disgustosamente forti. Upset non può fare praticamente nulla al momento. Neanche la Shurelia lo aiuta a tenersi in vita o a guadagnare tempo. Bella questa ulti di Rihanna, peccato che non abbiano abbastanza danni. Anzi, Humanoid è super tank al momento, con semplicemente l'oggetto rifatto, quello là del Riftmaker, che hanno ribuffato di nuovo recentemente. Allora, non mi sembra semplice Sylas neanche. Il punto non è quanto sia semplice, il punto è se lo masteri quante cose, quanto forte sia. Se non ti consente counterplay non va bene, soprattutto se è un personaggio che comunque tante persone riescono a giocare, e quasi tutti riescono a giocare a Kali, ti posso assicurare, non è così difficile come credi. Ci sono tante cose che potrebbero fare, ma come dire, rimettere di nuovo dei premi per chi ranka e sale, rendere più difficile rank, togliere il sistema di LP attuale, rimettere il sistema di MMR che si vede trasparente col punteggio virtuale, inserire un sistema di punti preso dagli altri giochi stesso Riot, dove prendi X, perdi X sempre alla pari, che non viene influenzato da fattori sconosciuti come oggi il cielo è nuvoloso, più 25, ah cazzo mi sono cagato sotto, meno 33. Sai com'è? Sarebbe più carino se fai capire bene alla gente quanti punti guadagna perde senza dover tirare a indovinare. Il punto è che quasi tutti quelli di Elo Alto Dreammaker sono all'altezza di quel kit. Stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di giocatori. Quello che vuoi è semplicemente che quel personaggio non sia così tanto forte da essere dominante e giocano solo quello. Vedere più volte cambiamenti. Vediamo un attimo qua la situazione. Allora, i Med startano il Baron. I Fnatic devono contestare questo Baron e possono contestare questo Baron. Il loro problema è: Weeper non ha il flash nelle sue rune, nel suo setup di spell a disposizione delle Summoners. Non c'è più la pianta per poter saltare oltre il muro, quindi Buipo non ha modo di stilare il Baron. Non solo, la comp di Fnatic è basata sul danno che può mettere Upset, che sta arrivando dalla mid lane. Ora, Upset come fa a tenersi in vita contro Gap Close e altri vantaggi per avversari? Quindi Elioia flasha per rientrare e Humanoid va dritto a puntare ad Upset. Illsang tra l'altro qua è fuori posizione, Illsang dovrebbe essere vicino ad Upset. E qui praticamente in una sola giocata, visto che il maestro Illsang, come potete vedere, non sta premendo nulla, perché potrebbe anche ultare Humanoid, cioè ultare Nisqy e knockbackare Humanoid, knockappare Humanoid in modo che lo possano mettere DPS. Però Illsang è a un altro livello. Illsang il tasso se lo sta conservando per il prossimo match. Poteva ultare subito e far morire gli Humanoid, oppure farlo alla fine e far morire il suo intero team e sprecarci anche il flash nella giocata. Quindi stonks Illsang. Scusami Skillcraft, è che non sono ancora pratico di come funziona bene il nuovo sistema, capito?
Ragazzi, se avesse premuto la R sin da subito, anche solo su Nischi, no cappando gli humanoid, avrebbero potuto mettergli parecchio DPS giù. E tra l'altro doveva subito premere lo Shurelia per riposizionarsi, cosa che ha sbagliato profondamente. Ma anche il positioning che ha avuto non va bene, perché lui doveva stare vicino a Upset. Il Xalix si deve riposizionare qua verso il basso, non deve andare per stilare il Baron. Cioè, almeno deve andare, ma da qua, non da di qua, non ha senso. Ma lo state vedendo Adam, ragazzi, che cazzo doveva fare Adam? Sta giocando Olaf. Che doveva fare in sto fight? Ha cercato il flank per andarle a chiudere dentro la Baron Pit. I suoi ladri sono morti prima ancora che lui potesse fiancheggiare. E guardate il danno fatto lo scorso fight. Praticamente ha giocato solo Adam dei Fnatic. Ah, tu pensavo lo stessi screditando, Expiation. Ok, allora aspetta un attimo, fammi rivedere che a sto punto mi sono perso magari io. Che cazzo ha fatto? Allora, Adam sta di là, sta dietro. No, non ha fatto niente. No, sto fight non ha fatto quasi nulla. Comunque questi sono i giocatori che sono interessanti, che portano qualcosa che è considerato non giocabile, non broken, o almeno in un ruolo dove non è giocabile, non è broken come top, riescono a farli funzionare. Cioè, questa per me è abilità, è bravura. Beh, in realtà è comunque worth per i humanoid, perché prenderanno praticamente doppia torre da sta giocata, i Mad Lions. Potrebbero limitarsi a una torre, perché a sto punto Kazi deve un attimo riarretrare. Buipo non può fare nulla, il suo personaggio è letteralmente una macchina che cammina dritta e non va per niente bene. Upset è due item lontano dallo scaling e Lulu è un item e mezzo lontano, anzi due item pure Lulu lontano dallo scaling. Il problema è che questa partita non dovrebbe superare i 28 minuti, 28-30 minuti massimo, e al momento i Fnatic ce ne vogliono 40 per rientrare in partita. È una hyper carry Kog late, ma Kog non arriva late, non ce la fa, perché non ha avuto modo di poter vincere la lane più che altro. Ilisang, i tasti. Tiraglieli quando sono vicini, così li no cappi. Volibear ha preso il Sunderer solo perché è broken. Sinergizza bene pure con Volibear, però sì. La motivazione è perché è broken il Sunderer. Addio Fnatic, perché non possono difendere qua. E considerate che qua sta mettendo free DPS Kog, eh, che è esattamente quello che i Fnatic vorrebbero. E nonostante stiano mettendo free DPS con Kog, il massimo possono prendere una kill da questa situazione. Ma solo perché i Mad hanno deciso di non commettere su questo fight, altrimenti avrebbero potuto tranquillamente vincerlo. Vediamo se Adam riesce a prendere la Kali, che tra poco dovrebbe avere lei a disposizione. Ha risposto a Viego mid, potenzialmente Ione? No, vince Viego. Akali perde contro Bruiser, vero, o un Ari di un Cristo di player. Qual è il problema? Che in mid lane hai pochi champion AP che puoi giocare, e l'unico AP jungler è Rumble, quindi chi prende AP jungle Rumble si è garantito il counter di Akali. Se non prendi Rumble non puoi counterare Akali. Questo è il problema più grande al momento per chi deve fare le draft. Per questo c'è così tanta priorità a prendere Rumble rispetto ad altri campioni, perché chi non prende Rumble non può counterare Akali. Ma infatti sta giocando benissimo, peggio, sicuramente vuole fare pure bella figura Adam, quindi si sta impegnando tantissimo, sta facendo belle performance. Io pensavo avrebbe giocato molto peggio, però non mi aspettavo che i Fnatic avrebbero fatto pessimi risultati, almeno all'inizio. Ma se le cose le stai dicendo te anche prima di vedere la partita, come fanno loro a pensarci il fatto di non prendere sta compo qui? Klarnex, devi considerare che ci sono anche persone che non fanno delle ottime draft o non pensano in determinate cose. E ti posso dire per esperienza, anche io da coach, a volte sono trovato in delle situazioni in cui ho dato delle draft e alla fine della partita ho chiesto scusa al team che coachavo dicendo: ragazzi, vi ho intato la draft. Perché tu vai con un ordine e te la giostri in base all'avversario, è un piano. Ma se ti rendi conto a metà della strada, è come... immagino come star giocando un gioco dove sveli pian piano le carte o le mosse che hai a disposizione, tipo gli scacchi, ok? Dove realizzi che tra 10 mosse non importa quello che fai, tra 10 mosse scacco matto. Però lo realizzi dopo 30 mosse, non è che te ne sei accorto. Dopo che hai fatto 3-4 pick dici: oh cazzo, sono bloccato. Qualunque mossa faccio è scacco matto. Questo può succedere pure per uno dei migliori coach, può succedere per disattenzione, può succedere perché non sei un bravo coach. Ci sono tante motivazioni. Armut avessi dato un po' troppo a prendere la piantina qui.
Questa potrebbe essere una chance per i Fnatic, perché i Mad stanno veramente rallentando troppo la loro scalata. Il fatto che non siano morti in grosso numero, che abbiano perso solo due persone qua, non è influente. È influente quanti oggetti ha Kog, perché Kog con quattro oggetti diventa pericoloso, e Lulu con due oggetti, tre oggetti fa diventare troppo forte Kog. Credo che Lulu stia sbagliando, perché credo che stia andando di crogiolo di Mikael per togliere crowd control su Kog, ma credo che la scelta più corretta qui sarebbe dargli un Ardent Sensor e fargli mettere quanto più danno instant possibile, perché a questo punto è letteralmente Kog che brucia la comp prima di essere ucciso, e Akali non è così tanto forte in scaling da potergli consentire di uccidere Kog più Lulu. Akali sta incominciando a perdere potenza, a perdere colpi. Come Ziggs al momento, secondo te, fa schifo, perché non ha nulla di forte. È immobile, perde quasi tutti i matchup, ci mette troppo tempo a scalare, il suo danno non è proporzionale a tanti AP mid laner che puoi giocare. Bravo, Ilioi a cercare di guadagnare tempo, più che altro con la sua ulti. I Fnatic stanno facendo buoni pick sui fight al momento, sono i Mad che gli stanno dando le occasioni però. I Mad hanno perso l'occasione di loro spike per stare gruppati e stanno perdendo forza in questo momento. Adesso hanno difficoltà a gestire Kog. Ma la coppa la decide le player, coppa ci fanno. In generale no, Nablatore. In generale era il coach che faceva i pick. Non so se è cambiata recentemente la moda o al momento non prendono più coach, ma in generale il coach fa la draft, decide gli allenamenti. Quello che fanno i giocatori è giocare. Io ti spiego come si gioca la strategia, tu ci metti le mani. Questo è il lavoro di un coach. Se no non mi serve il coach. Adam è stato buttato già fuori dal fight. Il problema è tenere in vita Upset qua. Fatemi un attimo vedere che ha fatto Lulu. Allora, Illisang viene preso. Non flash in tempo di reazione qua, viene stunnato. Ulti su se stesso? Sì, non hanno cappato nessuno Illisang. Upset lo stanno tirando tipo dritto in speed e non hanno nessuno del team che stia mettendosi a fare la frontline se non Vipo, perché Illisang è insta morto. Questo fight, se Illisang non fosse così lento e così bad, l'avrebbero vinto i Fnatic, l'avrebbero potuto vincere, perché Akali non era riuscito ad assassinare Upset, quindi quel positioning di Illisang avrebbe fatto tanto. Illisang non si può permettere di giocare Lulu a 30 minuti e giocare frontline Lulu. Praticamente sta giocando Kog Lulu ma senza Lulu Upset. Akali, Balanced Champion. Sì, Adam con Olaf ha giocato un partitone. Non ci si aspetterebbe mai che un Olaf metta così tanta pressione nella mappa.